Borse europee sostanzialmente caute questa mattina in attesa dei dati dagli Stati Uniti sulle vendite al dettaglio. In lieve rialzo Piazza Affari. Per le ultime notizie la linea va a Luca Orlando. Sì, risultato modesto a Piazza Affari, che però in realtà nasconde grandi manovre sul fronte bancario assicurativo. Vediamo subito il listino, il MIPTEL più 0,44%, ma circa un'ora fa sono state sospese per in attesa di un comunicato in generale la sua controllata alleanza. L'ipotesi, ci sono due ipotesi, un possibile lancio di un'offerta pubblica d'acquisto da parte di Generali nei confronti di INA, oppure una possibile spartizione su INA con IMI San Paolo. Infatti subito dopo la sospensione di questi titoli San Paolo IMI si è apprezzata di circa il 5%, poi un po' ripiegato, ma comunque grande fermento oggi nel settore bancario. Anche ricordiamo INA ha una quota importante in BNL, BNL oggi in questo momento è in crescita, se ne saprà comunque di più tra qualche ora. Passando alle altre borse, sono tutte in crescita di circa mezzo punto, ad eccezione di Tokyo stamane che risente della forza dello yen. Vediamo Londra, Parigi, Francoforte e Zurigo tutte in guadagno di circa mezzo punto, in attesa però di capire cosa farà Wall Street. Ci sono infatti i dati sulle vendite al dettaglio, un possibile indicatore per capire la forza dell'economia statunitense e soprattutto le possibili mosse future di Greenspan sui tassi di interesse. Veniamo alle valute, continua la forza dello yen che è ai massimi degli ultimi 3 anni nei confronti del dollaro. L'euro invece si mantiene sostanzialmente stabile, cede qualcosa rispetto a ieri nei confronti del dollaro statunitense ed è sostanzialmente stabile, lo vedete, a 109,75 anche rispetto allo yen giapponese. È tutto da Milano, linea Roma. Ed è tutto anche per le notizie economiche. TG1 Economia torna domani. Grazie per averci seguito e arrivederci.